Benvenute e benvenuti a una nuova stagione, non solo una nuova puntata di un podcast in cerca d'autore. Inauguriamo infatti il 2024 con tantissimi temi che ovviamente ruoteranno in particolare sull'intelligenza artificiale, che è un po' il prezzemolino di questi ultimi periodi e che hanno rinfocolato parecchio i temi del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, ma non solo. Per cominciare la nuova stagione con un ospite che in realtà abbiamo già conosciuto e apprezzato, ho pensato di cogliere anche al volo l'occasione di una nuova pubblicazione. Infatti, il nostro ospite è un docente, un avvocato collega, un divulgatore e tra i tanti volumi che ha sfornato, ad esempio già l'anno scorso è uscito L'autore artificiale, quest'anno appena uscito, comunque da un mesetto circa mi pare, è uscito un nuovo volume che si chiama Il design, l'era della creatività artificiale, nuove sfide per la progettazione didattica, l'editore Sempre le edizioni, ed è Simone Aliprandi. Ciao Simone, ben ritornato e grazie ancora. Ciao, ciao a tutti, grazie per il secondo, terzo invito, per quant'è? È la terza volta che Forse partecipo, forse. siamo Terzo, terzi, addirittura quarta, quarto, perché faccio una i l'avevamo conti divisa in male. due, addirittura, caspita, ormai Sì, esatto. sono un aficionato. Vabbè, sì, è appena Sì. uscito, è appena fresco, io sono il curatore, quindi adesso non voglio prendermi troppi meriti, cioè io ho scritto un capitolo e ho curato la pubblicazione nel complesso. Su stimolo dell'ISIA è stato il direttore ISIA Fumelli a chiedermi di occuparmene ed è venuta fuori una cosa molto interessante perché ci sono un po' di competenze trasversali, cioè non c'è solo il mio punto di vista del giurista, ma ci sono anche un po' di altri docenti dell'ISIA che, ricordiamolo per chi non lo conoscesse, è un'accademia di design, una scuola di design a Firenze, cioè, ce ne sono quattro però quella con cui partecipo, con cui collaboro io, quella di Firenze. E quindi si studia il design sotto da vari punti di vista, che possono essere quelli strettamente applicativi, artistici, ma anche quelli strategici, economici, non so, sfide per la professione del designer in futuro e via dicendo. Ebbene, Quindi il niente. volume è tanto più interessante perché c'è un confronto con delle visioni altre, di altri docenti, di altre materie, quindi è un volume consigliato anche per l'apertura che può dare al lettore, magari classicamente giurista. Ma non sottovalutiamo il fatto che sei comunque autore di uno dei capitoli che si intitola La creazione di opere di design con AI generative e la gestione della proprietà intellettuale. Qui è venuta appunto l'occasione per questa nostra chiacchierata, cioè vedere come l'ormai stradiscussa tematica dell'intelligenza artificiale ha delle peculiarità e anche tra l'altro degli ultimi interessantissimi aggiornamenti che mi accennavi prima, proprio legati al design. E qui vorrei farti fare solo un